Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video praticamente finiremo l'album Shabby Romantic Flowers, quindi creeremo la copertina e andremo a rilegare le tre pagine che sono state fatte precedentemente. Per chi non avesse visto ancora i tutorial, nella descrizione di questo video troverete i link a tutte e tre le pagine. E avevo utilizzato per ogni pagina un tema diverso del mio kit di carte digitali. E diciamo che oggi utilizzerò l'ultimo, diciamo, tema, che è questo, quello con gli uccellini e queste carte verdine. Questa è la carta decorata, la carta di sfondo e questa è una carta degli abbellimenti. Per decorare la mia copertina, ho deciso di fare solo tre pagine più la copertina, così ho utilizzato tutti i temi per fare qualcosa di diverso. Detto questo, non ci resta che iniziare con il lavoro di oggi e cominciamo subito con il creare la nostra copertina. Per la copertina io utilizzo il solito cartoncino, spesso 1,5 mm, che utilizzo per tutti i miei lavori. Anche di questo vi lascio il link nella descrizione. Praticamente abbiamo bisogno di tre pezzi di cartoncino delle misure di 20 x 15 cm, due pezzi identici, uguali. E un pezzo delle dimensioni di 20 x 4,5 cm, che sarà la spina del nostro album. In questo caso non voglio unirli già tutti e tre sulla carta, ma voglio fare una lavorazione un po' diversa. Allora, io ho già ritagliato dei pezzi di carta dal mio kit, che sono questi, che mi serviranno per decorare singolarmente i miei cartoncini da 20 x 15. Quindi utilizzerò questi due pezzi che ho ritagliato sul rosa e andrò a decorare il mio pezzo di cartoncino. Praticamente cosa ho fatto? Ho ritagliato dei pezzi di carta lasciando 2 cm in più per parte rispetto al mio cartoncino. Quindi praticamente le dimensioni di questa carta sono 24 x 19 cm. E adesso vado ad incollare il cartoncino, a foderare il cartoncino con questa carta. Ho già munito i miei cartoncini di biadesivo e quindi non mi resta che andare ad incollare. Abbiamo decorato le due parti più grandi del cartoncino. Adesso dobbiamo andare ad attaccare praticamente la parte laterale, dal momento che l'album verrà così. Quindi, come facciamo? Allora, io ho tagliato un pezzo di carta diversa, che è questo, e praticamente voglio fare una cosa del genere. Voglio andare, allora, innanzitutto attacco al centro, poi anche se no, adesso ho tenuto 2 cm anche qui per parte in altezza al centro, ma non è proprio così fondamentale che sia perfettissimamente al centro, non ci interessa. Il mio
la mia spina. Allora, le dimensioni ve le do indicative, io questo cartoncino l'ho tagliato 15 centimetri, ma poi vedrete che uno lo può tagliare come preferisce a seconda di quello che vuole che si veda sui due lati della copertina, ma una volta montato capirete che questa dimensione è abbastanza relativa. Quindi io vado a mettere questo qui al centro, così. In questo modo. Io adesso cosa devo fare? Devo andare ad incollare i miei due laterali in questo modo, lasciando il solito mezzo centimetro tra un cartoncino e l'altro che lascio sempre quando realizzo le copertine dei miei album. In questo modo abbiamo foderato la copertina. Vi dicevo che il 15 centimetri che avevo lasciato sulla mia carta verde era relativo perché vedete che adesso noi abbiamo una situazione di questo tipo. Da ambo le parti abbiamo le due carte che sono incollate in questo modo. Se voi aveste lasciato di più o di meno, non cambia nulla, diciamo che è una cosa che fate a vostro piacimento. Io ho deciso di farlo in questo modo. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a rifinire l'interno della copertina. Per fare ciò io ho già tagliato dei pezzi che li devo trovare, sì, sono qua. Allora, praticamente ho già ritagliato dei pezzi che andrò ad incollare in questo modo e un pezzo più largo che mi servirà per coprire la parte interna. Quindi decido un attimino come mettere le carte e poi vado ad incollare. Direi che potrebbe essere così. Quindi andiamo prima ad incollare questa parte, per cui passiamo tutto con la colla. Adesso la copertina è decorata sia all'esterno che all'interno. Prima di andare a rilegare le pagine, faccio ancora una cosa, la faccio subito così, così mi rimane più comodo lavorare. Ho tagliato due particolari da uno dei fogli di carta del kit digitale. È praticamente il foglio dove ci sono i quattro fogli decorati rimpiccioliti, li ho semplicemente ritagliati e questo vedete mi permette di fare già da solo, semplicemente ritagliando due tasche che vado a fare all'interno della copertina da ambo le parti. Quindi in questo caso creo una tasca per cui metto la colla solo sul bordo. Quindi prendiamo questa colla e mettiamola qui così.
Adesso che abbiamo foderato tutta la copertina, andiamo a vedere come unire alla copertina le nostre tre pagine. Allora, come prima cosa occupiamoci delle pagine. Allora, che cosa ho fatto? Ne faccio vedere una, ma chiaramente l'operazione è da ripetere su tutte e tre le pagine. Allora, l'altezza delle pagine è 19 centimetri. Quindi io cosa ho fatto? Nella piega, esattamente nel centro, sono andata a segnare con la matita, mi sono fatta tre riferimenti, e cioè uno a 9,5, che sarebbe esattamente il centro della mia pagina, e poi ho lasciato 8 centimetri per parte e sono andata a fare un segno sia da una parte che dall'altra a 8 centimetri. Questo vuol dire che dal bordo al primo riferimento c'è 1,5 centimetri, dal bordo al centro 9,5 centimetri e dal bordo al terzo riferimento 17,5 centimetri, perché ho lasciato 1,5 centimetri per parte e 8 centimetri tra il centro e i fori laterali. Questa operazione l'ho fatta su tutte e tre le mie pagine, quindi sono andata a segnare con la matita tutti i fori. Perché adesso cosa vado a fare? Con il mio punteruolo praticamente vado a bucare uno per uno i fori di tutte e tre le pagine, perché saranno in questi fori che io farò passare il filo per andare a rilegare la pagina con la copertina. Quindi è un'operazione molto semplice, l'unica cosa, mi raccomando, bisogna solo fare attenzione a prendere bene le misure e segnare bene dove fare i fori, ma è una cosa veloce e semplicissima. Una volta bucate le nostre pagine, le richiudiamo e andiamo ad occuparci della copertina. Allora, per semplificare le cose, io cosa ho fatto? Mi sono fatta una carta che mi servirà come riferimento per andare a bucare la mia copertina. Cosa ho fatto? Ho tagliato la carta in altezza esattamente 19 come sono le pagine, così non rischiate di sbagliare. Quindi ho fatto questo cartoncino che è 19 per 4 centimetri. Vi ricordate che questa parte della copertina è 4,5, quindi io l'ho fatta leggermente più piccolina, andrò poi a centrarla d'occhio. E cosa ho fatto? Ho segnato sulla mia carta esattamente come ho segnato le pagine. Quindi ho lasciato 1,5 centimetri dal bordo, ho fatto un segno, 8 centimetri, secondo segno, altri 8 centimetri, terzo segno, ed è rimasto di nuovo 1,5 centimetri dal bordo. Dopodiché cosa ho fatto? Ho fatto i tre riferimenti per le tre pagine. Ho lasciato dalla spina centrale, dove andrò a cucire la pagina, 1,5 centimetri per parte per andare a cucire le altre due pagine. Quindi avrò 1,5 centimetri anche dal foro centrale ai fori laterali, perché ho deciso di lasciare 1,5 centimetri tra le pagine, perché ho calcolato che, vedete, che mettendo le pagine una vicino all'altra, avendo un po' tutto quello che sono state le decorazioni, si è creato uno spessore di un certo tipo. Quindi io che cosa ho fatto? Ve lo faccio vedere, perché è il sistema che potete utilizzare quando fate un qualsiasi album. Sono andata a calcolare più o meno la distanza che c'era orientativamente tra una pagina e l'altra, e ho visto che con 1,5 centimetri ci stava tutto quanto senza schiacciare troppo quello che avevo fatto, e quindi ho deciso di lasciare 1,5 centimetri tra le tre file di fuori. Quindi adesso cosa faccio? Io vado a mettere al centro della mia copertina il pezzo di carta,
Lo faccio ad occhio, non c'è problema. Lo vado anche a fermare magari con dello scotch di carta. Ok, che chiaramente quando mi serve non trovo mai. Allora, vado a mettere dei piccoli pezzettini di scotch di carta per tenerlo fermo, senza premere troppo perché così evitiamo che si rovini la carta sottostante. Quindi metto un pezzettino qui e giusto un pezzettino qua. Perché io adesso cosa vado a fare? Con il punteruolo vado a segnare dove devo fare i fori. Quindi ne mettiamo anche uno leggero leggero qui. Allora, io col punteruolo vado a segnarmi i fori. Non è il caso di farli tutti, intanto li vado solo a segnare, in modo che quando io tolgo la carta mi rimane il riferimento di dove devo andare effettivamente a bucare. Quindi li faccio tutti e 9, così. Solo puntati, diciamo. Dopodiché vado a togliere il mio fogliettino di carta e vedete che ho tutti i riferimenti di dove devo bucare. A questo punto vado proprio a bucare completamente la mia copertina. Occhio sempre, come dico, alle dita, perché non sembra, ma è un attimo che ci si faccia male, perché questi punteruoli sono molto efficaci, devo dire. Quindi andiamo a fare tutti e 9 i fori sulla copertina, così. Dopodiché andremo a cucire le pagine. Dunque, per cucire le pagine io ho deciso di utilizzare, questo è il classico filo da ricamo che si utilizza per fare il punto croce. Ora, io ho utilizzato questo perché dal momento che per un tot di tempo ho fatto punto croce come se non ci fosse un domani, ho fili di tutti i tipi, di tutti i colori e quindi adesso li sto usando anche per fare questi lavori. E quindi utilizzo questo filo, però voi potete anche utilizzare dell'altro filo che ritenete opportuno, non è indispensabile utilizzare un filo del genere. Allora, comincerei dall'ultima pagina. L'ultima pagina sarà questa. Infatti, non a caso io ho creato la tasca con i fiori blu, perché praticamente sarà questa tasca vicino all'ultima pagina, che era quella che avevo fatto con le decorazioni sul blu. Quindi, come funziona? In questo modo andiamo a passare il filo nella nostra pagina, entriamo nella copertina. Adesso per farvi vedere rimane un po' scomodo, ma lasciamo un po' di filo all'interno per evitare che si chiuda. Dopodiché entriamo qui nel foro dall'esterno della copertina. Così, pagina, pagina, poi tiriamo tutto. Adesso lascio tutto molto morbido così potete vedere i passaggi, così sono più chiari. Ora rientriamo di nuovo qui nel centro, in questo modo qua. Ok, allora inizio a tirare un po' i fili, perfetto. Rientriamo di nuovo nella nostra pagina, così, e andiamo a legare i fili da questa parte in questo modo.
dopodiché taglieremo il filo in più. Quindi andiamo a chiudere bene così. Ecco, e vedete che abbiamo unito la prima pagina. Andiamo a tagliare il filo all'interno, non lo taglio completamente, lo lascio così, e nello stesso modo procediamo ad attaccare le altre due pagine. In questo modo, aspettate perché è uscita una tag, eccoci qua, in questo modo siamo andati a rilegare le nostre pagine. Qua chiaramente avevo messo la carta rossa perché la prima pagina era sul rosso. Finita questa operazione, non ci resta che andare a decorare la copertina. Come prima cosa, prima di andare ad applicare le decorazioni sulla copertina, voglio fare un'operazione, cioè utilizzo lo stesso stencil che ho utilizzato all'interno delle pagine per decorare appena appena in certi punti la copertina. Tanto poi si vedrà e non si vedrà, visto che ci saranno delle decorazioni sulla copertina, però io voglio comunque mettere un pochino di questo particolare di stencil, così da richiamare l'interno. Poi quello che si vede, si vede. Lo facciamo anche sulla parte posteriore rimane più libera, quindi si vedrà maggiormente questo motivo. Per cui magari vado a farne anche un pochino di più, visto che rimane più visibile, così, non dappertutto, non in maniera regolare, come dico sempre, lo fate in dei punti un pochino più marcato e in dei punti meno, perché comunque rimane, l'effetto rimane più bello. E poi volevo anche, ecco, riprenderlo un pochino qui all'interno, appena appena, solo in certi punti, qui anche, che continua così, che dà continuità sulla tasca, idem da questa parte. Qui chiaramente ognuno si può sbizzarrire come vuole, a proprio piacimento e col proprio gusto. Allora, fatto ciò, andiamo ad attaccare il nastro che servirà per chiudere l'album. Allora, io per fare questo nastro, vedete, ho utilizzato uno dei rotoli del nastro, di cui trovate il link nella descrizione anche per altri lavori. Sono rotoli, sono 10 o 12 rotoli di vari spessori di questo pizzo in poliestere, che ho colorato con del distress. Nello specifico ho usato questo forest moss che avevo, che mi dà questo verde abbastanza, che si abbina con le mie carte. Quindi ho utilizzato il distress, l'ho bagnato con l'acqua e poi ci ho sporcato
il mio pizzo. L'ho già dovuto fare perché ho dovuto farlo asciugare, altrimenti non riuscivo a terminare il lavoro. Però è una cosa molto semplice. Tra l'altro, ecco, adesso che mi viene in mente, ho fatto la stessa cosa per sporcare il pizzo che ho utilizzato per chiudere questa decorazione. Quindi, se andate a vedere il tutorial di questa pagina, vedete come ho fatto. Allora, io voglio andarlo praticamente ad attaccare proprio così al centro. Quindi dividiamolo a metà in questo modo e lo andiamo ad incollare. Allora, vediamo un po', deve essere uguale. Così, ok, quindi lo vado ad incollare. Posso utilizzare anche questa colla qui. Quindi poi ci saranno ancora le decorazioni che andranno a appiattirlo ancora meglio, ma in questo modo noi iniziamo a incollarlo in modo da tenerlo fermo. Quindi faccio questa operazione anche. Allora, questi sono i fili della rilegatura, fili che però io ho deciso di coprire, poi vedrete come. Quindi adesso vado ad attaccare il mio pizzo così, in questo modo qua. Ok, e adesso vado ancora ad incollarlo sulla parte posteriore, così. Ok. Ora potremmo innanzitutto occuparci della parte posteriore, che è quella più semplice. Quindi pensavo semplicemente di applicare uno dei fiori del mio kit digitale. Nello specifico questo, che ho semplicemente ritagliato da una pagina e che adesso andrò ad incollare, direi così. Laterale invece cosa ho fatto? Sono andata a ritagliare un particolare da uno degli sfondi, l'ho tagliato utilizzando il solito righello che ho utilizzato per creare anche tutte le pagine, quindi per avere lo stesso effetto, e adesso lo vado ad incollare in questo modo. Però voglio applicare ancora questo abbellimento, vedete? Questo è un abbellimento con l'anellino e qua ci sono le due alette per bloccarlo. Quindi io cosa vado a fare? Decido a che altezza lo voglio più o meno applicare, quindi faccio un segno, direi qui, giusto per mettermi un riferimento. Col mio punteruolo vado a bucare così. Ok. Buchiamo bene, facciamo in modo che entrino le mie due alette, quindi probabilmente dovrò bucare ancora perché in effetti sono più grandi. Vediamo se riesco a bucare con le alette stesse. Sì, perfetto, in questo modo qua. Quindi cosa faccio? Allora, io ho già messo il biadesivo, per cui facciamo così, stacco un attimo, adesso che ho fatto il foro grande a sufficienza, tolgo il biadesivo, ok, reinserisco il mio abbellimento, così, ok, facciamo in modo che il nostro anellino
sia perpendicolare così, ok? E adesso vado ad aprire le mie alette, che tra l'altro col biadesivo sotto rimangono anche un po' incollate. Perfetto, così. Mettiamo giusto un po' di colla, proprio così per ulteriore sicurezza, in questo modo qui, e andiamo ad incollare così. Ok, prendiamo il mio osso che è sparito, eccolo qui, schiacciamo bene. Ok, dopodiché andrò ad applicare qualche nastrino qui sul mio anellino, quindi retro, laterale, e adesso siamo arrivati alla parte principale della copertina. Allora, vi faccio vedere cosa ho ritagliato. Io ho ritagliato questo particolare, che è il particolare della carta che non avevo ancora utilizzato. L'ho stressato in questo modo qui, con una forbice, in modo che abbia un effetto un po' stropicciato, e poi l'ho passato con il distress vintage photo. Ora però voglio provare a fare una cosa del genere. Allora, lo vorrei mettere non attaccato bene, ma leggermente sollevato, quindi vado a creare una curva in questo modo qui. Poi prendo uno stuzzicadente e vado a piegare i laterali, magari non tutti, adesso vediamo, facciamo una prova come ci piace, potrebbe essere anche una cosa così, qui un po' meno magari, così si vede un po' il motivo, sì, così, va bene. Qui lo facciamo di nuovo tutto, sì, andiamo a sporcare con il distress le parti che ho piegato, così fa un po' l'effetto pergamena, così, perfetto, e adesso lo andiamo ad incollare così un pochino sollevato. Allora io voglio applicare, devo fare un attimino le prove perché ho ritagliato, adesso vi faccio vedere tutto, ho ritagliato dei fiori che sono questi, e vi faccio vedere da dove li ho ritagliati, perché ho ritagliato il tutto da questa carta, l'ho lasciata apposta per farvela vedere. Da questa carta ho ritagliato il fiore che era qui sulla busta, piuttosto che il fiore che era di decorazione qui e qui, le foglioline, la foglia in più, in modo da crearmi un po' di abbellimenti. E poi sono andata a ritagliare questo uccellino che era sulla stessa pagina di dove ho tolto questa decorazione, quindi utilizzerò questi particolari per abbellire la mia copertina. Quindi voglio un attimo capire dove inserirli in modo da dare la misura, ecco, visto che il fiore voglio che si veda qui così, so che più o meno questa devo metterla in questo modo. Allora vado ad attaccare del biadesivo qui sui due laterali, quindi mettiamo un pezzo di biadesivo qui e un pezzo di biadesivo sopra, in questo modo qui, in modo da andare poi a fermare il tutto. Però allora facciamo così, andiamo prima ad incollare le parti che devono rimanere sotto al particolare grande, quindi faccio così, vado ad incollare prima questa,
rimettiamoci questo di riferimento, sì, così va bene. Poi volevo mettere ancora, sì, qua sotto delle foglie, però voglio mettere anche un pochino di garza, quindi vado a tagliare un po' di garza, pezzettino, lo stressiamo un po' così, ok, e lo andiamo ad inserire qua sotto, direi prima di mettere le foglioline. Quindi potrebbe essere una cosa del genere. Usiamo questa colla che per la garza, come vi ho detto già diverse volte, va benissimo. E attacchiamo la garza qui, in così, in maniera un po' grezza. Questo andrà qui, le mie foglioline le mettiamo qua. Per cui vado a mettere la colla solo sotto, nella parte bassa. Aiuto, sta finendo la colla, da ricomprare. Ok, quindi mettiamole qui così, perfetto, in modo che rimangano sollevate. E poi ci abbiamo ancora questo particolare che pensavo di inserire tipo qui. Vediamo un po', perché rischiamo che non si veda, quindi quasi quasi lo metterei qui, sì, aggiudicato. Vedete che poi quando si montano le cose bisogna farlo un po' così, si vede un po' man mano che si crea quello che ci piace. Io direi che a questo punto questo sta bene qui, così, ok. E ho ancora un particolare che potrei mettere qua, sì, così. Quindi mettiamo la colla e lo mettiamo vicino a questo fiore qui, così. Ok. C'è ancora una fogliolina, ma questa qui l'attacchiamo dopo. Allora, qua voglio mettere il mio uccellino più grande, però devo fare prima una cosa. Allora, voglio mettere intanto dei riferimenti al pizzo che ho utilizzato per decorare tutte le pagine interne. Quindi vediamo un pochino come possiamo fare, dove lo possiamo mettere. Tagliamo un pezzo. Così, e magari lo mettiamo qui. Ok, dietro all'uccellino, per creare un po' di spessore, andiamo ad incollare un cartoncino. Andiamo ad incollare un pezzettino di cartoncino, così creiamo un pochino di spessore. Quindi facciamo due pezzettini piccoli. Quindi facciamo uno. E due, ok, quindi andiamo ad incollare. Per creare degli spessori utilizzate del cartoncino, quello che avete, perché comunque cambia subito l'aspetto del tutto. Ok, adesso andiamo a mettere la colla per pizzo, che andiamo a mettere qui così, ok, e poi andiamo a mettere la colla e attaccare il nostro uccellino, che rimane così in rilievo, vedete?
più bello così. Ok, ora non abbiamo ancora finito di decorare questa parte. Allora io ho preso, ora ve li faccio vedere, ho creato due particolari che sono questi, che poi ho colorato con dei colori che rimangono brillanti ma dello stesso verde della mia decorazione, che sono fatti con la soft clay di stamperia e gli stampini che sono anche quelli che si utilizzano per fare oh mamma mia mi sfugge per fare gli stampini con il gesso, non mi veniva in mente il nome. E io però li ho utilizzati per fare con la soft clay perché la soft clay era leggerissima e quindi al limite, se volete, chiedetemelo nei commenti, vi faccio poi un video su come realizzare queste decorazioni. Rimangono molto molto leggere e vanno bene anche per decorare le copertine degli album, perché quelle di gesso sono decisamente più pesanti. Ho creato queste due decorazioni che voglio andare ad inserire sulla mia copertina, adesso vediamo in che modo. Come prima cosa andiamo a questo punto ad attaccare il nostro particolare. Allora, voglio ancora fare una cosa, e cioè lo strappo qui, ok, e vado ad aprirlo con lo stuzzicadente, giusto ancora per dargli un effetto ancora un pochino così. Va bene così. Ok, sporchiamo col distress. Sì, così, vedete, mi piace, rimane un po' questo particolare. Allora, togliamo il biadesivo e lo andiamo ad incollare leggermente, non piatto piatto direi, ma allora intanto cerchiamo di centrare dove avevo pensato, almeno nella parte in alto, così, perfetto. Quindi andiamo ad incollare qui e poi la parte sotto la vado a tenere leggermente, non tanto, appena appena, ecco, così vedete che rimane un pochino sollevato. Ok, vediamo un po' se questo qui no, è troppo grande. Allora, potremmo magari inserire poi qualcosa qui. Allora, adesso vediamo, finiamo di applicare le decorazioni. Allora, avevo in mente di fare una cosa del genere, sì, quindi allora mettiamo questa colla adesso, che tanto mi serve per le applicazioni un po' più spesse. Aspettate che mi è rimasto appiccicata un po' di colla sulla mano. Ok, allora mettiamo appena appena un po' di colla qui e andiamo a fermare il pizzo così, e ora andiamo a mettere la colla in questo modo, e così lo blocchiamo. Adesso dobbiamo aspettare un attimino che asciuga, ma fa in frettissima. Invece questo, a questo punto, lo metterei qui così. Ok, quindi andiamo ad incollarlo. Va bene. Qua. Così. Rimane un po' in obliquo. Lo tengo fermo un attimino, giusto che faccia un attimo presa la colla. Ok. E ora voglio mettere, questa è una chiave come quella che trovate all'interno di una pagina, anche di queste poi vi lascio il link, la voglio giusto appoggiare in questo modo qua. Però visto che rimane un po' scuro, cosa faccio? Vado ad inserire un pezzettino piccolo piccolo di garza, che potrebbe essere tipo questo, guarda che carino, io lo vado a mettere qui, ok, quindi metto un po' di colla, metto un pochino di garza così, e adesso vado ad incollare la mia chiave così, in questo modo. Tanto lei adesso è così, ma poi appena fa presa, piuttosto metto anche proprio un puntino piccolissimo di colla qui, eccoci, così rimane ben bloccato. Faccio vedere da vicino con la garza sotto che gli dà un po' di luce, così.
questo punto volevo ancora mettere qua un piccolo particolare, potrebbe essere tipo del pizzo che richiama, potrebbe anche essere, proviamo. Sapete che io faccio le prove così con voi, eh? Non è che vediamo un po', eh? Sì, perfetto. Quindi utilizziamo anche questa colla che tanto è sufficiente. Vado a mettere un po' di colla qui all'interno, ok? E vado a mettere il mio pizzo così. Ora aspettiamo che asciuga. Mi piace, che così fa motivo. Ora proviamo a fare il fiocco, vediamo l'effetto finito. Ho fatto un fiocco bruttissimo, quindi rifacciamo il fiocco perché avevo fatto veramente un obbrobrio. Ed eccoci qua, sì, così va decisamente meglio. Ancora un'ultima cosa, voglio andare ad appendere dei nastrini sul mio gancettino. Ho tagliato quattro pezzettini di nastro, tra cui due fili sottili rossi, giusto per richiamare un po' il nostro album. E adesso proviamo a capire come agganciarli sul nostro occhiellino. Quindi facciamo una cosa del genere. Allora, voglio lasciare la telecamera che si veda, quindi mi diventa un attimino più complicato. Ok, quindi andiamo a passare tutto di qua, così. Ok. Tiriamo bene. Così. Ok. E abbiamo attaccato il nostro nastrino. Direi che il nostro album è terminato. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Con questo abbiamo finito il nostro lavoro che è andato avanti, diciamo, quasi un mesetto. E fatemi sapere se vi è piaciuta questa cosa di realizzare un progetto un pochino più complesso che chiaramente non si sarebbe potuto fare in un video solo perché sono lavori molto lunghi, però in questo modo credo insomma che siamo riusciti a fare qualcosa di un po' più complesso, più bello, ma come avete visto alla portata di tutti. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e sarò felice e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!